continuazione e pertanto non ha bocciato l'operato della vecchia amministrazione, ma lo ha ancora ulteriormente sostenuto con un risultato pubblicitario. Ecco, adesso per fortuna, avendo io finito ho finito la benzina, adesso lo abbiamo qua. Costantino con una votazione veramente pubblicitaria. Grazie. Una grossa responsabilità adesso sulle spalle di Costantino, che naturalmente non si tirerà indietro e darà delle risposte certe che i cittadini si aspettano. Andiamo? Allora, prima di... Ora, signore, venite che ora facciamo... Prima di brindare però io, questa è l'ultima proiezione con il 60% delle schede scrutinate, quindi possiamo definirla proiezione quasi bloccata, perché dopo il 60% è inutile che andiamo a giocare. Dati certi, non più. Allora, qui noi abbiamo Merito Futura, si attesterà a scrutinio finale mediamente a 2.459 voti, quindi al 34,04%. Democrazia e Sviluppo a 4.345, guardate che ci sono, che forbice che c'è, a 60,15%, lo hai quasi raddoppiato. E poi c'è Italia dei Valori, ma questo è solo in questo caso, per questo può essere nociva, guarda, perché se perde gli altri voti rischia di non prendere, se non mantiene la posizione non prende il quorum. 4,87 il quorum. No, 4,87 e 4,20, potrebbe andare con lo scatto, se riesce a mantenere questa già di valore. Questo significa, lo dicevamo in tua assenza prima, faccio così in due parole, poi non abbiamo più la voce, questo significa che non sono tenute, prima di aprire la bottiglia, per cortesia, non è, voglio dire, bastato, i meritesi sono persone intelligenti, non è riuscito nessuno, nonostante hanno tentato di mettere zizzania, di così, tu hai condotto una battaglia elettorale e te lo vogliamo di fronte questa sera alle telecamere riconoscerti questo merito di essere stato quasi un inglese molto freddo, quasi un signorotto all'inglese, e questo ti fa onore. Io mi auguro e sono certo, anzi, che anche quando metterai la fascia di sindaco tra qualche giorno, continuerai a mantenere questa freddezza e, così come hai promesso, sarai il sindaco di tutti, anche di Enzo Russo, anche di Minniti, se sarai consigliere, insomma, il sindaco di tutti. Grazie Gesualdo, io intanto questo è l'augurio che ti faccio. Aspetta quanto dice il tuo parole e poi... Niente, io ci tengo intanto a ringraziare tutta la cittadinanza che mi ha dato la fiducia per poter festeggiare stasera, ma soprattutto per avere il giusto risultato per essere eletto sindaco. Io, a parte questo, devo veramente ringraziare tutti i miei candidati, che hanno dato l'anima e soprattutto hanno gestito la campagna elettorale in maniera assolutamente leale. Ringrazio loro perché i miei consigli li hanno accolti a pieno, ma soprattutto hanno, ognuno di loro si sono autogarantiti di quell'equilibrio giusto che necessitava proprio in campagna elettorale, perché con tutto quello che è stato detto su di noi, sulla lista, su me in prima persona, cose molto, molto dannose ma soprattutto false, allora io dico che la lealtà, l'onestà e soprattutto la semplicità paga sempre. E io ringrazio Merito, ringrazio chiunque mi abbia votato, ma ringrazio soprattutto chi non mi ha votato, e sarò anche il sindaco di chi non mi ha votato, perché fare il sindaco significa essere tra la gente e tra quella gente anche che non mi ha votato, per cui ritengo opportuno stasera ringraziare tutti. Per quanto riguarda la maggioranza o la minoranza, io mi sento di rappresentare come maggioranza questa cittadina, insieme a chi sarà della minoranza, che non voglio chiamare opposizione perché è un termine che non suona bene, non suona bene per il mio carattere, non suona bene assolutamente per il buon andamento del percorso amministrativo che cerchiamo di portare a termine. Per cui io sarò veramente disponibile al dialogo, come ho detto precedentemente in campagna elettorale. Ormai si è chiusa la campagna elettorale, quindi si chiudono anche i veleni della campagna elettorale. Se poi, almeno io spero che sia così,
E poi il percorso, ripeto, amministrativo è tutt'altra cosa, la cosa più difficile per un sindaco, ma soprattutto anche per la minoranza che deve essere a garanzia della maggioranza e a collaborare, ad essere veramente insieme, propositiva, ma ad essere insieme nei percorsi con la maggioranza. Le scelte, io anche in campagna elettorale ho detto che voglio delle scelte che siano altamente democratiche, e questo lo manterrò e questo lo garantisco alla cittadinanza, soprattutto alla cittadinanza, così come garantisco alla minoranza che aprirò assolutamente da subito un percorso di collaborazione con la minoranza senza se e senza ma, mettendo da parte quello che può essere, insomma, il percorso preelettorale, chiamiamolo così, e quindi della campagna elettorale che hanno onestamente hanno condotto molto molto slealmente nei miei confronti. Io credo che ormai hanno capito, io faccio finta di questo paese, io faccio mettere da parte l'odio. Bravo. e chi semina odio soprattutto. Io grazie a tutta America. No, facciamola stappare al sindaco perché mi pare giusto. Alfredo, fammelo tenere buono, così chi ci vede dice almeno quello se lo tiene buono. Sì. E devo dire che tuo compare, posso dire che tuo compare? Come no? Ancora ti considero compare. Come considero? Un batti hai! Tuo compare ha voluto andare a prenderlo e aprirlo, io invece ho fatto la figura che te l'ho fatta stare. Ma buono, non è importanza. Ma c'è sempre che data? Ancora? E che fai? Adesso dopo. Ah, voglia. Incominciate a prendere, vediamo. Guardatemi così di passo. Everything. Grazie. Non ce la fai, mi apri? Anche la madonna. No, ci ha pensato tu, io non. Ecco qua. Non ci riesco. Non ci ha messo a te. Vieni. Ah, Saro, ciò non ci vuole. Sì. Carmelo, buonasera. Come va? Dimmi. Sì, tutto bene, Carmelo, tutto bene. Grazie. Ok. Per tutto. Grazie, avvicinato, no? Grazie. Ma come no? Avvicinato, avvicinato. Avvicinato. Dai. Cicci, tanto siamo con la cucina di carta, ma voglio dire, a una, io direi, più che a un successo personale del sindaco Costantino, a una fortuna per il paese di Merito del Porto Santo. E alle fortune del sindaco. E alle fortune. Forza, prendetene, via. Chi parla? È buono da bere già. Chi è? Fui un altro che non ci conosco. Ciao. Come va? Ok, un abbraccio. Grazie, un abbraccio. Va bene. Quanto vi fermate là? Se poi mi dite quanto vi fermate, sì, ma andiamo tutte le sotto di quanto vi fermate là voi? Quanto vi fermate? Quanto vi fermate nella sede? Almeno un'oretta ci fermiamo. Vabbè. Eh sì. Aspetta che io lo vediamo. Ciao. Ciao. Allora, io facciamo subito, ringrazio, lo riaccendo perché l'avevo spento. Noi con questi dati e con diciamo, la benedizione del sindaco che ha messo la nostra sede, lo ringraziamo per essere stato con noi, ma comprendiamo che deve tornare presso la sede di Democrazia e Sviluppo
dove lo attendono tutti i candidati. Ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi in questa maratona. Noi è inutile continuare, Palù, Bazzarà, ringraziamo soprattutto il comune, i tecnici, Marino, tutti quelli che ci hanno dato questi dati.